Questo progetto è nato 5 anni fa, qui con l'Unifabriano, ha coinvolto tutti gli istituti comprensivi di Fabriano e per il terzo anno anche l'Istituto Comprensivo di Cerretolesi. In tutti questi anni abbiamo formato circa 300 studenti, 300 studenti formati con una certificazione di lingua italiana, quindi credo che sia molto importante. Voi sapete che quanto sia importante avere questo attestato di esame, di certificazione italiana, perché questo fa sì che ritornando nel vostro paese di origine, adesso sto parlando proprio ai ragazzi che stanno facendo questo corso, mentre il titolo che voi conseguite in Italia potrebbe essere o non essere riconosciuto, non so, andate alle superiori, fate ragioneria per esempio, fate geometri per esempio, fate non so, il liceo e così via, potrebbe non essere riconosciuto perché non ci sono convenzioni che sussistono tra un paese e un altro, oppure se ci sono queste convenzioni dovete ottemperare per questo riconoscimento, invece questo certificato vi dà l'opportunità, proseguendo poi nel tempo, perché noi siamo arrivati ad un massimo di livello che si chiama B1, ma noi possiamo arrivare, voi potete arrivare fino al C2 quando avrete la maggiore età, questo vi potrà permettere di insegnare la lingua italiana nel vostro paese di origine. Cioè, pensate quanto è importante. Quindi questo è un valore importantissimo. Dovete, allora io vi incentivo sin da ora a continuare in questo percorso. Molti di voi, la maggior parte, hanno dato addirittura il livello B1, che è un livello molto buono, molto alto, ma potete arrivare fino al livello C2. Bene? Allora, a questo punto io direi, il professor Luca Di Dio, abbiamo dato questo titolo, La magia delle parole. Perché questo? Perché vedete in prima fila qui c'è una bella signora bionda che è la nostra referente del premio Montessori. Il premio Montessori è un premio molto importante, è un premio nazionale, da diversi anni viene appunto proposto a tutte le scuole. Ecco, è arrivato anche il prese Boldrini, buongiorno. Viene proposto appunto a tutte le scuole, addirittura quest'anno, mi pare di aver capito, qua ce lo racconterà più nel dettaglio, hanno partecipato scuole impensabili, insomma molto molto lontane dal nostro territorio, promosso dal comune di Chiaravalle. Perché? Perché una grande pedagogista come Maria Montessori ha, appunto, era di Chiaravalle, ha creato questo metodo pedagogico eccezionale, e quindi il comune di Chiaravalle giustamente porta avanti questa attività, questo premio, cercando di far conoscere la pedagogia della Montessori. E quello che, perché quest'anno abbiamo aderito a questo premio e non gli anni precedenti? Perché in particolar modo quest'anno era proprio, la tematica era sul linguaggio espressivo, per ritrovare la bellezza della parola. Ci sembrava proprio, come dire, cascava bene sul nostro progetto. Noi studiamo la parola, studiamo la lingua, studiamo la bellezza della parola, perché la lingua italiana, come poi tutte le lingue, sicuramente hanno una bellezza, ma siamo nel paese Italia e quindi ci sembrava estremamente importante e opportuno far capire, divulgare questo concetto della bellezza della lingua. E questa frase di Maria Montessori, che è proposta sul titolo del premio, evitare i conflitti è opera della politica, costruire la pace è opera dell'educazione. Ecco, quindi noi abbiamo voluto rispondere a questo principio montessoriano. E abbiamo dato il titolo a questa giornata finale, ogni anno facciamo un titolo. E quest'anno, vista la partecipazione dei nostri ragazzi con due bellissime ferate, di cui poi ci parlerà la professoressa Laura Volante, che è la curatrice e ideatrice del premio, abbiamo detto al professor Luca Di Dio, che è qui presente, docente di matematica, lui è un matematicese, ormai lo conoscete perché è tanti anni che lo chiamiamo, ma lo chiamiamo non solo perché apprezziamo le sue qualità ed è anche nostro amico alla fine, ma perché è veramente molto molto preparato sulla lingua italiana. Lui è un dentista, uno che ha studiato, ha fatto un dottorato di ricerca alla Ca' Foscari, che si interessa da anni, forse è quello che è più in questo campo è esperto sulla lingua italiana per stranieri, collabora con un'importante scuola di San Severino, adesso dobbiamo dire, San Severino Marche, e quindi credo che insomma la sua persona, meglio di lui, non ci può essere nessuno che ci può spiegare come dalla fiaba arriviamo all'identità, ma altro non voglio dire, anche perché non saprei dire quello che ti ho detto, Luca, ti passo la parola, grazie.